Chi era Flavio Carboni? La prima vicenda a portarlo sulle pagine dei giornali risale al 1974, una storia di quadri falsi in cui l'accusato era Ezio Radaelli, l'inventore del Festival di Sanremo, che sembrava aver confezionato cataloghi con le riproduzioni di quadri falsi per venderli o per usarli come garanzie per prestiti di denaro. È lo stesso Radaelli a parlare di un allora sconosciuto costruttore edile, Flavio Carboni, che gli avrebbe offerto una serie di ville in Sardegna in cambio appunto dei quadri. Figlio di una famiglia benestante sarda di Torralba, nel Sassarese, si trasferisce a Roma dopo aver vinto un concorso e fa il portaborse per il senatore Pizzalis. Inizia a frequentare anche il mondo vaticano tramite padre Antonio Lisandrini, oratore ufficiale del Vaticano. Con alle spalle queste conoscenze e dopo il matrimonio con la figlia del costruttore Falchi, inizia la sua attività di imprenditore edile. Dapprima costruzioni a Torvaianica, poi a Castiglioncello insieme al presidente della Fiorentina Befani. Da lì si ritorna a Roma e poi nella amata Sardegna, a costruire in Costa Paradiso e poi, soprattutto, la speculazione di Porto Rotondo. Lo schema è sempre lo stesso: acquisizione di grandissimi appezzamenti di terreno, bloccati con ingenti caparre, ma senza avere il capitale definitivo. Questo va ricercato sul mercato, dapprima tramite gli operatori bancari. Poi, esaurite le disponibilità proprie e delle banche, Carboni inizia a servirsi del credito messo a disposizione dagli usurai per far fronte alle cambiali in scadenza. Prima si rivolge all'ex pugile romano Annibali, poi commercialista Sbarra, il cui figlio Danilo diventerà famoso come riciclatore dei proventi mafiosi. Tra gli altri usurai romani entra in contatto con Oberdan Spurio e Domenico Balducci. Domenico Balducci, detto Memmo il Cravattaro, quello di Campo dei Fiori, riciclatore dei proventi illeciti di Giuseppucci e dei testaccini della Banda della Magliana, nonché dei NAR, e legato a doppio filo a Pippo Calò. Senta, e Balducci le prestava denaro? Sì, gli ho detto in che erano Ma Balducci. era denaro suo, era denaro anche di altri? Lei sa qualche cosa sul... Scusi, prima di arrivare al famoso prestito fatto dai cosiddetti siciliani, ebbene, Balducci dava i soldi che erano di proprietà quasi sempre di Oberdan e altre volte di altri signori che ruotavano sempre lì a Campo dei Fiori e di cui lei non mi ha fatto tutti i nomi, me ne ha fatto alcuni, ma adesso non li ricordo. Ma sempre si occupava e rappresentava anche alcuni altri, diciamo così, di quelli che ruotavano sempre intorno a questo signor Oberdan, che era, diciamo così, il big, era il riferimento più importante. Una serie di figure cristallizzate dalla sentenza del processo Angelini del 1986. L'accusa era quella di riciclare denaro, gioielli e quadri provenienti da rapine. Vennero condannati Calò a 6 anni per favoreggiamento e ricettazione, Diotallevi a 5, Danilo Sbarra e Lorenzo Di Gesù a 3 anni. Carboni invece venne assolto insieme al suo socio e costruttore svizzero, il professore Florence Ray Ravello, indagato più volte nel riciclaggio di proventi mafiosi e per lo scandalo Italcasse. Venne assolto anche il questore Pompò. Aveva presentato nei suoi uffici Carboni a Francesco Pazienza. Pazienza allora era il consulente di Roberto Calvi. È il periodo in cui Carboni sta costruendo quella che verrà definita Porto Rotondo. Con quali capitali? Forse quelli messi a disposizione da Calò e dalla Banda della Magliana? Senta, a questa speculazione edilizia, come l'ha definito lei, oltre ad Abbruciati, lei sa chi era interessato? Certo che era Pippo Calò, certo che era Pippo Calò, c'era Diotallevi, c'era Balducci, c'era quei costruttori di cui ho detto prima, cioè Falditta, Gambino o altri personaggi, insomma. Questo era il giro delle persone, Carboni, ecco, Carboni, il nome poi, che poi Carboni era quello, il Frainse d'Unione, insomma. È nell'ambito di una vacanza in Sardegna che Pazienza presenta Carboni a Roberto Calvi.
In quel momento Calvi sta attraversando una crisi profonda. È appena uscito dal carcere dove era stato rinchiuso per questioni valutarie. Calvi vede in Carboni la possibilità di far smettere gli attacchi che il giornale Repubblica di Scalfari sta portando al Banco Ambrosiano. Carboni infatti è in quel momento socio in un giornale sardo dell'editore di Repubblica Caracciolo. Poi a quando nell'estate del 1981, sotto la Ferragosto dell'81, non gli presentai Roberto Calvi. Gliel'ha presentato in quale circostanze, di tempo e di luogo? Allora, guardi, innanzitutto trovavo che Carboni potesse essere di interesse a Roberto Calvi perché aveva delle relazioni che in quel momento potevano essere di interesse per Roberto Calvi, soprattutto con la sinistra democristiana e, ripeto, con l'editore del quotidiano Repubblica, che era particolarmente attivo contro Roberto Calvi. E quindi lui si trovava in Sardegna, io avevo avuto in prestito una villa dal costruttore Carlo Cabassi di Milano e quindi ci trovammo, lui venne, mi ricordo, una sera sotto Ferragosto del 1981, venne una sera ospite noi a cena, poi ci ridemmo appuntamento, non mi ricordo se a Budelli, una di queste isole intorno a Porto Rotondo, dove lui si trovava con una sua barca che era molto più grossa del nostro motoscafo, e così si conobbero Roberto Calvi e Flavio Carboni. Carboni, fra una millanteria e l'altra, si pone verso Calvi come il risolutore della complessa situazione finanziaria del Banco Ambrosiano, visti i suoi profondi legami con il futuro capo della massoneria italiana, il sardo Armando Corona, e tramite le sue entrature in Vaticano. Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da 2 giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa. Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e, mentre vi parlo, non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più. Le cose non andranno bene per Calvi, trovato impiccato a Londra dove lo aveva accompagnato proprio Carboni. Questa vicenda porterà Carboni sul banco degli imputati per l'omicidio di Roberto Calvi, insieme ai mafiosi Pippo Calò e Francesco Di Carlo e al già defunto camorrista Vincenzo Casillo. Ma Carboni ne uscirà pressoché indenne. In questi anni ha però dovuto cedere molte delle sue attività in Sardegna, alcune delle quali sono andate all'altro costruttore che molto investiva negli anni Ottanta in Sardegna, Silvio Berlusconi. Perplesso, allora cerco di spiegare. Ecco, è appunto. Voglio dire, due persone dello stesso livello, che noi le consideriamo dello stesso livello, uno magari può essere una battuta, per sembrare migliore si metteva il parrucchino, perché in altro c'è un signore e uno un po' così terra terra. Un look, una questione di look, capito? Cioè non c'era un, non diciamo quello è meglio e quello è peggio, non so se riesco a spiegarmi. Non c'era una differenza, non diciamo però quello, uno ci sembrava più signore e un altro un po' più terra terra, ecco. Senta, in relazione sempre a questi discorsi, il nome di Carboni ritornerà molti anni dopo, con la condanna nel 2018 a 6 anni e 6 mesi, insieme a Verdini e Cosentino, per la vicenda P3.
E poi per un'altra curiosa vicenda, una copia del suo documento venne trovata in un fascicolo della polizia sull'omicidio Pasolini, insieme a quello di Danilo Bruciati.